Come si fa a fare una bella serata per un diciottesimo? I diciottenni di oggi sono nati nel 2000. Nel 2000 io facevo il mio primo diciottesimo da DJ. Ok, fine momento tristezza. Cosa è successo in questi 18 anni? Cosa è rimasto uguale e cosa invece è cambiato completamente? Beh, da un lato, per quello che è rimasto uguale, i ragazzi continuano a chiedere di metterti la techno e poi li troviamo a ballare YMCA. Le ragazze magari chiedono i ballettini stupidi da spiaggia e poi si ritrovano a ballare la techno. Ora, di solito, alla fine succede sempre che sono le ragazze a decidere, perché è così che gira il mondo e ce ne accorgiamo anche dai primi diciottesimi. Al di là di questo, ci sono situazioni completamente diverse in cui ti puoi trovare. Dalla festa che è praticamente un matrimonio nella super villa con il catering, con le sorprese, i regali, gli scherzi, i video, dove praticamente il DJ è soltanto di contorno. A invece a quella che è una vera e propria festa in casa, in una stanza, in un garage, dove la situazione è completamente diversa e anche l'ambiente e l'atmosfera che si crea è completamente diversa. È bene inquadrare la situazione per capire come andare ad interpretare la serata. E in questi casi è bene capire chi sono un po' i leader del gruppo, quelli che animano la serata, le persone più divertenti, a cui poi si accoderanno tutti gli altri. Perché magari a quell'età lì ci sono varie tipologie di persone, varie idee, da chi è ancora un bambino a chi invece è già cresciuto fin troppo. E capire quali sono le dinamiche in atto nel gruppo di persone che si è davanti è fondamentale per la serata che andremo a fare. Per quello invece è cambiato completamente in questi 18 anni. Mamma mia, sono proprio male. Vabbè. Beh, è cambiato completamente il modo di approcciarsi alla musica. I diciottenni di oggi hanno il cellulare in mano 24 ore al giorno, hanno YouTube in mano 24 ore al giorno, hanno Spotify in mano 24 ore al giorno. Cambiano canzone ogni minuto, minuto e mezzo, sono super aggiornati e allora il DJ deve essere preparato al massimo. Deve avere tutto ciò che va di moda oggi, non soltanto a livello di canzoni, ma magari i meme o la sigla del particolare YouTuber. Anche se poi i brani che funzionano sono più o meno gli stessi. La super hit anche di 2 anni fa avrà più forza in pista della nuova moda che è partita la settimana scorsa. E allora è sempre bene avere con sé i super classici da festa, che inspiegabilmente possono essere ballabili anche in questo tipo di contesto. È strano vedere dei ragazzini di 18 anni oggi che ballano delle canzoni degli anni 80. Eppure quei brani tipici da festa possono funzionare meglio. Per esempio della trap, che ora è in testa alle classifiche, però è un po' meno ballabile come stile di musica. La devi avere, la devi proporre, devi trovare gli spazi giusti. Un'altra cosa che è cambiata molto è che non ti puoi permettere assolutamente di aspettare il doposcena per far ballare i ragazzi, perché molto spesso il doposcena non c'è proprio. Mettiamo che il festeggiato sia nato a mezzanotte, allora magari la torta arriva a mezzanotte, poi c'è le foto con tutti gli amici, i regali, il video che può durare anche un quarto d'ora con tutti gli auguri, saluti e qualche cosa divertente, e alle 1 magari i genitori sono già pronti lì a portare via i ragazzi. Di conseguenza la festa deve partire prima. Appena c'è uno spazio che i ragazzi sono un po' più tranquilli, è bene iniziare subito con quello che è le cose più ballabili o comunque i brani più forti del momento. Se invece trovano una festa che sono frequentatori di contesti underground, ho scoperto le prime serate techno oppure sono appassionati di house, allora è tutta un'altra storia. Bisogna vedere cosa ascoltano questi ragazzi, perché magari l'ultimo disco di Alan Fitzpatrick non l'hanno mai sentito e non gli dice nulla, però il brano di Len Fahey di 3-4 anni fa o la super hit di Ilario Alicante oppure magari l'intramontabile disco Jaguar riesce a suscitare loro una certa voglia di divertirsi e cui poi ti agganci per fare tutto il resto della serata. È bene cercare di inquadrare subito la situazione, che tipo di persone hai davanti, anche perché in questi tipi di feste possono esserci veramente tanti gruppi diversi che si confrontano, che si trovano insieme, e allora dovrai trovare tu il modo di capire qual è quello che potrà tirare le fila per la festa. Continua a seguire i video di Essere DJ Oggi, sia su YouTube che su Facebook. Un bel like e alla prossima!